Alcuni hanno protestato, tutti liberali ci sono a questo mondo, dicendo: ma come fa Porro a difendere l'astensione del centrodestra sulla cosiddetta commissione Segre? E devo fare un mea culpa. Io sbaglio a difendere il centrodestra per l'astensione alla commissione Segre contro gli odi, contro le speech, contro le opinioni fuori dal coro. Io sono dell'idea che ha sbagliato il centrodestra. Il centrodestra avrebbe dovuto votare contro quella commissione, non astenersi, avrebbe dovuto avere il coraggio liberale di dire che quella è la commissione di Orwell, che quelli sono degli ipocriti di merda, che con la Segre ci sono quelli che pensavano che lo Stato di Israele, dove c'è qualche ebreo, dovesse crepare. Io penso e rivendico l'idea che in questo paese ci possa essere Francesco Merlo, come si chiama il giornalista di Repubblica, che possa insultare la Meloni, come ha fatto Merlo sulla Repubblica, e che della questione non se ne occupi una commissione parlamentare, ma la signora Meloni e semmai i magistrati. Rivendico un paese che non abbia bisogno di una commissione contro l'hate speech perché Lerner possa scrivere che il sottoscritto è un razzista e un fascista. Non se ne deve occupare una commissione parlamentare di quello che scrive Lerner, semmai me ne occupo io o un magistrato se mi sento diffamato. Rivendico un paese in cui Selvaggia Lucarelli possa scrivere che la Meloni sia una donna da discount, una bestia, anche se ben argomentato e ben scritto dal punto di vista, e se la Meloni si dovesse offendere sono affari suoi. Ragazzi, iniziamo con le leggi al contrario, contro le opinioni che oggi non vanno, e poi sarete voi a essere oggetto della stessa legge. Siamo il paese in cui un ordine dei giornalisti mi dice quali sono le parole giuste per definire i migranti. E li posso definire profughi? No. Li posso definire richiedenti asilo? Decidono loro le nostre parole. Il governo ha fatto una minchiata, il Parlamento ha fatto una minchiata, e ho sbagliato. Il centrodestra, la Meloni, Berlusconi, Salvini hanno sbagliato, dovevano votare no. In un paese libero non c'è una commissione dei politici che dica ai giornalisti, ai privati, agli individui, a chiunque di poter scrivere quello che vogliono e quanto vogliono. Ci sono leggi sufficienti per la diffamazione, l'insulto, l'incitazione all'odio razziale, ce ne sono tante. Volete affidare le vostre opinioni a un politico? Ecco, se volete fare quella cosa là, siete Orwell, non siete dei liberali. Mi fate orrore.